Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, in comunione con voi che ci guardate da casa, nella quale preghiamo per tutti i nostri confratelli e consorelle del nostro ordine dei Carmelitani Scalzi e delle Carmelitane Scalze, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie. Preghiamo. Accoglio, Padre, nella pace della Tua casa, i nostri fratelli e sorelle defunti, che per mezzo del battesimo e dei santi voti hai riunito nella famiglia del Carmelo, al servizio di Cristo e di Maria nostra Madre, e fa che contemplino in eterno Te, loro Creatore e Redentore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udii il Signore che mi diceva: all'angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia, a Sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della Chiesa che è a Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
rendiamo grazie a Dio. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono. Alleluia. Ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Da dove viene fuori questa generosità travolgente di questa persona Zaccheo, che era un pubblicano, quindi già uno abbastanza ricco, con una ricchezza non proprio così nobile, eppure il Vangelo dice anche ricco, pubblicano e ricco. Da dove viene fuori questa generosità travolgente? Se ho rubato, restituisco 4 volte tanto e do la metà di tutto ciò che possiedo ai poveri. Questa generosità, come ci narra questo episodio del Vangelo, nasce spontanea dall'incontro con lo sguardo del Signore, che ci raggiunge nella profondità della nostra esistenza. È uno sguardo, quello di Dio attraverso Gesù. È uno sguardo di verità che ci legge per come siamo, con i doni
con le povertà e le miserie che ci contraddistinguono. È uno sguardo di verità nell'amore, di verità e di amore. È uno sguardo che ci trasforma. E dove lo incontriamo, questo sguardo? Lo incontriamo nelle realtà di ogni giorno, nella vita che viviamo ogni giorno. Già ieri Padre Angelo ci ricordava che Dio viene ogni giorno e forse non ce ne accorgiamo. Forse dobbiamo sempre tenere lo sguardo desto, alto, verso di Lui. Può essere nell'incontro con qualche fratello, con qualche sorella che riconosciamo essere il Signore per noi in quel momento. Quando abbiamo sbagliato, uno che ci perdona. Quando siamo nel bisogno, uno che ci aiuta. È Dio in quel momento per me. Ma lo incontriamo ancora di più nel momento in cui, nel nostro dialogo intimo con il Signore, ci mettiamo davanti alla Sua presenza. E in particolare, il momento più grande è proprio questo. Nel momento in cui nell'Eucaristia si rinnova il sacrificio del Signore per noi. Questo è l'amore di Dio che ci travolge, che ci investe, che ci trasforma. I nostri santi, i nostri cari defunti già sono lì con Lui, sono già in cielo. L'Eucaristia che viviamo è la nostra porta che ci apre il cielo. Se ci rendessimo conto di quello che avviene tutte le volte nell'Eucaristia, non dovremmo dire più niente. Il Signore ci doni di incrociare il Suo sguardo che ci trasforma e che ci ama e ci rende amore gli uni per gli altri. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e all'ora del suo nome, per il bene nostro e della sua Santa Chiesa. Accetta, Signore, questo sacrificio di riconciliazione per i nostri fratelli e sorelle defunti, e poiché hanno perseverato nella via della perfetta carità, dona loro la ricompensa promessa ai tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare i fratelli e le sorelle del nostro ordine carmelitano, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria insieme. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacrificio ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che tutti i nostri fratelli e sorelle defunti diventino concittadini dei santi insieme alla Beata Vergine Maria, alla quale hanno consacrato la vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo ora assieme la preghiera a Gesù Bambino. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti stretti dal dolore e dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.